nostro obiettivo è cercare di governare come città possibile per provare a cambiare le cose. Il primo obiettivo è vincere, governare una città del genere, cambiare soprattutto le poste di bilancio, tagliando gli sprechi, incamerando i soldi che si devono incamerare e investendoli nei servizi essenziali per il cittadino, ma anche in investimenti per cultura, turismo, trasporti. I comuni, anche quello di Carrara, sono stati il bancomat della politica per 20 anni. Questo comune principalmente lo è stato di una forza politica, adesso il nostro obiettivo è togliergli questo bancomat e cominciare ad utilizzare le risorse per i cittadini di Carrara e degli altri comuni. Bene, caro, vai così, sei grande, vai! La signora è un po' eccitata. No, è altro che, caro, siete tutti uguali! Lo Ius Soli in questo momento è soltanto uno strumento di propaganda elettorale, tant'è vero che l'hanno portato un giorno in aula del Senato e poi hanno rinviato tutto dopo i ballottaggi per dire noi stiamo portando avanti la legge, stiamo portando avanti questa legge. In realtà è una legge che è invotabile per come è stata scritta e soprattutto per noi lo Ius Soli non è un tema da non affrontare, ma si deve affrontare in sede europea, perché come il diritto d'asilo deve essere unico, anche il tema dello Ius Soli deve essere un tema dell'Europa, se no noi come paese rischiamo di scatenare un pull factor, che significa fare una legge per la cittadinanza che attragga ancora più migranti verso l'Italia e poi creare il collo di bottiglia perché l'Europa invece se ne frega altamente. Quindi ancora una volta dico che lo Ius Soli non può essere uno strumento di propaganda elettorale, per questo noi ci asterremo e comunque le priorità del paese sono ben altre.